Mister Erra, un risultato onestamente che penalizza moltissimo la Gelbison. La Gelbison non meritava di perdere 2-0, anzi, a mio avviso, era la squadra che doveva vincere questa partita. Ad onor del vero, anche sul risultato di parità avevamo di cui recriminare. Avevamo avuto due occasioni importanti per sbloccare il risultato, avevamo concesso nulla praticamente al Cosenza. E poi questo episodio che ha sbloccato il match per questo episodio, nel quale l'assistente ha segnalato qualcosa e quindi di conseguenza Pecora ha preso la palla con le mani e poi l'arbitro ha indicato il dischetto. Francamente non so cosa sia successo di preciso, però usciamo penalizzati con questo episodio e peccato che poi addirittura lo 0-2, dove francamente non rende merito a quello che abbiamo fatto veramente una grandissima partita al cospetto di una squadra che sta lottando per il vertice, alla quale abbiamo concesso 0, e quindi questo è rammarico da parte nostra. Però ancora una volta devo fare complimenti alla squadra che veramente ha giocato con grande personalità. Mister, io ero in una posizione migliore della sua sull'episodio incriminato. In realtà il guardiano ha segnalato un fuorigioco. Pecora ha guardato il guardialinea e ha preso ingenuamente la palla con le mani, ma l'errore, a mio avviso, forse nemmeno dell'arbitro. E il guardialinea, quando si è consultato con l'arbitro, non gli ha detto la verità di quello che era successo. Adesso non ricordo precisamente l'azione, ho visto solo che, se non sbaglio, si è alzato questo campanile. Non so se fosse stato Pecora stessa ad alzarlo oppure ci fosse stata una deviazione in modo tale che potesse scaturire questo loro fuorigioco. Onestamente bisogna rivederlo. Fatto sta che l'arbitro ha indicato il dischetto e perdiamo una partita che non avremmo mai meritato di perdere per quello che abbiamo fatto vedere. Mister, le è mai capitato 6 minuti e 30 un giocatore tipo il portiere Cotrupi fuori e non viene cambiato, comunque si perdono 6 minuti e 30, i minuti da recuperare erano 12 e 30 al mio cronometro, sono stati dati 7 minuti e 20 senza segnalarli perché noi non l'abbiamo visto. Sì, se non sbaglio sono stati segnalati 8 minuti, però se non sbaglio il gioco è stato fermo 7-8 minuti, quindi 6 minuti e 30 il portiere. Oltre quello andavano comunque, facevano da cumulo alle altre interruzioni, alle ammonizioni, alle sostituzioni, quindi io penso che almeno 10-11 minuti ci stavano tutti, però pazienza, è una giornata amara per noi perché non meritavamo di perdere, però ripeto, pensiamo già alla partita di giovedì, visto che mancano solo 4 giorni, quindi avremo modo di rifarci. Comunque la Gelbison ha giocato un'ottima partita, come ha detto lei, è stata un po' sfortunata, però il calcio è anche questo, significa che a Ragusa prenderemo i 3 punti. Beh, ce l'auguriamo, andiamo con questo obiettivo, l'intento nostro è sempre quello di giocare comunque in modo propositivo. Peccato per oggi perché questi ragazzi veramente non meritavano la sconfitta e abbiamo visto che anche incontrando la seconda forza del torneo, per larghi tratti la Gelbison abbia veramente dominato. Grazie mister. Nonna, 3. Tre. Sì. Ma uno lo posso lasciare qua, si sente? Sì. Allora ne prendo solo uno. Perfetto. Mister, un 2-0 che immagino la soddisfi. Ma sicuramente. Noi sapevamo che questa era una trasferta forse la più difficile di tutto il campionato. Abbiamo incontrato una grandissima squadra, vabbè, si sapeva, io conosco Alessandro Erra da più tempo, quindi so come lavora, so come mette bene le squadre in campo, quindi questa è una squadra, ritengo, una delle migliori del nostro campionato. Soddisfattissimi, e venivamo da due risultati negativi, e a dire la verità immeritati, forse meritavamo qualcosina in più. Oggi onestamente devo dire che probabilmente il pari era il risultato più giusto e onesto, però vuol dire che ogni tanto la fortuna ci può dare una mano ed è giusto che sia così. Lei si offende se io le dico il nome della sua fortuna? Lei me lo può dire, io non mi offendo. Allora le dico Bertani, il signore di Pisa, l'arbitro. Vabbè, comunque. No, io non voglio fare polemiche, sì. Mi ascolti, io non discuto sul rigore, certo. Lei che era dalla panchina, si può permettere un giocatore 6 minuti e 30 fuori dal campo? Senza cambio, l'arbitro invita la dirigenza a fare il cambio, non è avvenuto. Sì, ma lì diciamo che era un ruolo delicato in quanto il portiere, quindi bisognava sostituire un portiere. Fin quando era un altro giocatore la partita poteva anche continuare. Senza portiere chiaramente in porta non si poteva giocare. Diciamo che poi
tutto sommato ha recuperato, un buon recupero c'è stato, non è che ha fischiato al 90esimo e quindi ha fischiato la fine della partita. Io ritengo che il recupero l'abbia dato e va bene così, insomma. 12 minuti e 30 fermi il gioco al mio cronometro, 7:20 di recupero. Ma io non guardo l'orologio, comunque penso che l'arbitro a queste mansioni, per cui sono responsabile sua. Comunque, bande alla critica, diciamo comunque il Cosenza alla fine, segnato il rigore, è stato bravo a capitalizzare le azioni che gli sono capitate, la gente non è reagita e alla fine è anche meritato di vincere. Sì, diciamo che poi alla lunga probabilmente il risultato ci dà ragione, perché ci abbiamo creduto fino alla fine, abbiamo lottato in distretti, noi siamo una squadra che giochiamo a calcio, qua ci siamo vestiti, abbiamo cambiato i panni e ci siamo vestiti di umiltà, di grande umiltà. Per questo devo fare un grande ringraziamento ai ragazzi per l'abnegazione, per lo sforzo, per la cattiveria agonistica che hanno avuto. Probabilmente in altre partite ci è mancato questo, altrimenti potevamo dire la nostra, anche se diciamo che il campionato è ancora dentro. Noi abbiamo l'obbligo e il dovere di crederci fino in fondo, ci dobbiamo credere per la città, per il blasone, per la società e principalmente per noi stessi. Quindi tireremo le somme a fine campionato, poi si vedrà, vediamo dove arriviamo. Grazie mister, auguri. Grazie.